Ugo Bergesi, allora, qui a commentare una sconfitta nel derby, ovviamente non ci voleva perché speravate minimo di non perdere e possibilmente di vincere. Certo, non ci voleva perché è una partita sentita un po' dalla gente. Noi che siamo nuovi forse ci la fanno sentire, non è che la sentiamo come loro. Sicuramente lo vogliamo fare un po' per la squadra, per la società che ci dà tutto, per la gente. Abbiamo fatto il massimo, abbiamo fatto il tutto, mi sa che non meritavamo questo risultato, però questo deve essere l'inizio, perché Muravera non è che ha fatto tanto per vincere la partita, deve essere l'inizio per salire di questa situazione che abbiamo bisogno. Col primo tempo in equilibrio, poi il gol loro, nel secondo tempo avete giocato nella loro metà campo, sfiorato diverse volte il gol. Certo, sì, ci è mancato solo il gol perché abbiamo fatto tutto, la grinta c'era, il gioco c'era e loro hanno fatto non so se più di due tiri in porta in tutta la partita. Ci sta, è un periodo che non sta girando bene per noi, dobbiamo essere intelligenti, non perdere la testa perché quando è più difficile salire quando sei lassù e speriamo di salire su. Raccontiamo un attimo perché Bergesi a Castiada se non è più a Sant'Elia. È un po' difficile spiegare anche perché io lo era molto, non lo so, la volevo molto bene a Sant'Elia. Vabbè, tu eri in Argentina, sei stato richiamato e poi l'avventura è durata poco. La verità sono rimasto triste perché io ho fatto tutto per il Sant'Elia. Tanto anni precedenti come anche quest'anno, perché io non potevo venire, avevo problemi a casa, appena si ho risolto tutto a casa ho chiamato subito al presidente per venire, loro non lo so, questa scelta è stata un po' più fatta da Fuso, che va bene, io non ho niente contro lui, però la rispetto sicuramente la scelta, ma non la condivido perché mi sa che no, non meritavo quella scelta. Ecco, vieni qua a Castiadas, la squadra un po' in difficoltà, però ce la state mettendo tutta per tirarvi fuori dai bassi fondi. Sicuro, sicuro, siamo in difficoltà, lo sappiamo e lo so da quando sono arrivato, però sono fiducioso tanto della squadra che c'è, che devono rientrare ancora giocatori importanti come De Sena, qualcuni che non stanno al 100% come Mirko Nano, come Argiolas, che sono giocatori importanti per questa categoria e anche per il Castiadas. Sono fiducioso e penso che tranquillamente ci salviamo. Adesso un po' di vacanza e poi bisogna archiviare quest'anno che vi sta portando non tanto bene, sì, magari svoltare nel 2012. Dobbiamo approfittare un po' delle feste con la famiglia, con un po'. Beh, io no, solo la mia ragazza qua, però dobbiamo approfittare un po' delle feste, ricominciare da zero e speriamo di farcela. Va bene, ringraziamo Bergede, tanti auguri per l'anno nuovo e appunto che il Castiada riesca a svoltare in questo campionato. Auguri anche a voi e speriamo di sì.